Buonasera. Allora, avete visto un po' il titolo di questo Canto al Balì? Poi spiegheremo per il professore perché si chiama Canto al Balì. Comunque, diciamolo subito, Canto sta per Cantonata a Pistoia ed era un luogo centrale dove, all'aperto, dove si incontravano mediatori due volte alla settimana. Parlavano del più e del meno, della vita dei campi, vendevano con una stretta di mano, questi erano i contratti che si facevano e poi si parlava del più e del meno, delle cose della vita, quelle piccole o quelle grandi. E quindi si chiamava Palazzo del Balì, questo palazzo che aveva la sua cantonata, e quindi da lì il titolo di queste talk show che dura da un po' d'anni, Canto al Balì. Bene, il tema di stasera è così, abbiamo intitolato La fratellanza come utopia, perché lo sfondo è quello della Fratelli Tutti. Fratelli Tutti è un'enciclica meravigliosa, ne abbiamo già parlato anche qui insieme in un'altra occasione, dove Papa Francesco traccia una sintesi meravigliosa di quello che dovrebbe essere il cammino del mondo. Però mentre si legge, e soprattutto c'è l'auspicio e l'indicazione sostanzialmente di andare verso una fratellanza fra tutte le genti, ci viene da dire: ma che coraggio, o meglio, che fede, Papa Francesco, perché oggi il mondo non sembra, apparentemente almeno, andare verso la fratellanza, sembra andare all'opposto, verso l'individualismo, addirittura verso il narcisismo. Insomma, io sono più bravo, io ho più soldi, io che me ne importa di te, arrangiati, se tu hai voglia di lavorare lavora, e se no io ho fatto tanti sacrifici, fai come me, arriva e poi dopo, insomma, il prossimo può aspettare. E quindi si domanda: ma ci vuole davvero un coraggio e tanta fede per pensare che un mondo di fratellanza è possibile? E ne parliamo, l'occasione è stata quella di un libro messo insieme, come si dice in questi casi, non scritto, perché l'hanno scritto in tanti, ma insieme a Lucio Romano, che salutiamo, il professore che è in collegamento con noi da Roma, mi sembra, dal nord Italia, dal sud, dal Napoli al sud, c'è Vannino Chiti, che è uno appunto, e poi qui c'è l'avvocato Giuseppe Totaro, che ormai conoscete da tanto tempo, e c'è Roberto Breschi, che a una certa età anche lui ha scoperto il gusto di raccontare una vita che è bella che sia raccontata, perché è una vita che, guarda caso, ci fa riscoprire a molti il medesimo percorso, che però lui ha raccontato in maniera molto simpatica e con notevole successo anche. E quindi parliamo di questo. Io vorrei proprio partire con Don Roberto Breschi, perché ci ricordasse a noi telespettatori, ai telespettatori tutti, le linee essenziali di quella che è l'enciclica Fratelli Tutti. In una sintesi più breve possibile, così poi ci andiamo a ragionare sui vari interventi. In questa enciclica il Papa cerca di mettere insieme la fraternità e l'amicizia sociale. Riprendendo questo tema antico della fraternità, che ha trovato poi nel corso del tempo delle difficoltà, basterebbe pensare all'illuminismo, che in qualche modo poi l'ha tradita. Si partiva dalla Rivoluzione francese, dove si metteva in evidenza l'uguaglianza e la libertà, però poi la fraternità in qualche modo ne viene esclusa, viene persa per la strada. Ecco, il Papa ha il coraggio di riproporla e la ripropone a partire da un dato di fatto
che si constata, cioè non è che ci si inventa, ci si riscopre fratelli, perché di fatto lo siamo. Lo siamo certamente in una prospettiva di fede, perché ci fa vedere che siamo tutti figli di un unico Padre Celeste, ma è anche un modo per riscoprire che abbiamo bisogno di scavalcare, ecco, quelle che possano essere le tentazioni di cedere all'individualismo, di perdere il senso profondo dello stare insieme, dell'essere stati costituiti per una vita in comune. E allora ecco che il Papa riprende questo tema e lo ripropone con grande forza. Il fondamento biblico è evidente, siamo nati dallo stesso Padre, e lui insiste in questa enciclica riproponendo anche evangelicamente con la parabola del buon samaritano la necessità di farsi prossimo, di riscoprire l'altro appunto come fratello, non qualcuno di cui aver paura, ma qualcuno che può arricchirmi. E viene fuori la differenza appunto tra diverso, quindi che diverge, quindi guarda da un'altra parte, e invece differente, proprio da ferro in latino indica uno che porta un peso, che porta qualcosa che è anche un dono, che ti può arricchire, quindi uno sguardo diverso sull'altro, che non è immediatamente un nemico di cui devi aver paura, ma può essere visto come appunto un alter che può portarti qualcosa che ti può arricchire, che ti può cambiare in senso positivo. E allora c'è tutta una riproposta che supera quel romanticismo con cui normalmente quando si parla di fraternità o di fratellanza, anche se le due cose non sono esattamente identiche, la fratellanza è un po' più ristretta, indica qualcosa di come per esempio la fratellanza nella misericordia, sono gli iscritti, i fratelli che hanno preso l'impegno magari con una tessera, con un'iscrizione. La fraternità invece è qualcosa di più universale che si apre a tutta la complessità dell'umanità. Ecco, avere il coraggio di liberare da questo alone di romanticismo, invece pensarlo in termini di una possibilità reale, non è qualcosa di romantico che il padre Papa Universale della Chiesa auspica, ma è qualcosa di realmente possibile, è possibile a partire proprio da questo riscoprire l'altro come portatore, non di una diversità che fa paura, ma di una differenza che ti può completare, ti può arricchire. Allora ecco, piano piano in diversi capitoli delinea questa nuova possibilità che diventa interessante e termina con uno sguardo alle religioni, a tutte le religioni che possano veramente collaborare in questa prospettiva, perché nel religioso autentico c'è questo anelico al trascendente nel quale veramente possiamo riconoscerci tutti figli portatori di differenze che, come ho detto, ecco, vanno viste, declinate come nuove possibilità di pienezza e non come paure. Grazie Roberto. Bannino, tu fai proprio, forse sulla scia anche di quanto ha detto Roberto, tu fai un excursus fra le varie religione, non solo, un percorso che va a scoprire questo senso della fratellanza o della fraternità in altre religioni. Tu passi addirittura al segno diverse cose, compreso la religione, l'Islam, compreso i musulmani, e tu ne trovi un filo in qualche modo. Un percorso, mi pare. Sì, intanto grazie per questa occasione. Vorrei dire prima una parola su come è nato questo libro, il cui merito più grande è di Lucio Romano, voglio dire, perché così parlando abbiamo mantenuto dei rapporti, ci si confronta su tanti aspetti, con lui, con Paolo Corsini, con altri.
E ci ha colpito molto questa enciclica per un punto, oltre a quelli che diceva Don Roberto, cioè il fatto che il Papa dà un giudizio sulla politica, che condividiamo, no? Dice che oggi la politica non è progetto, è spesso rissa e si guarda propri interessi, e però dice al tempo stesso, come sempre ha detto la Chiesa Cattolica, mi ricordo affermazioni di tanti papi, Paolo VI e altri, dice che qual è l'importanza della politica, la più grande carità e il più grande impegno. E allora ci siamo posti il problema di dire, facciamo una riflessione, perché spesso sulle encicliche del Papa o sulle allocuzioni di fine anno del Presidente della Repubblica si dice bene, bravo, non si arriva al bis, ma poi si passa ad altro. E si è detto, proviamo, noi che abbiamo avuto un'esperienza nella politica e che comunque come cittadini dobbiamo continuare ad avere un'esperienza nella politica, a vedere che cosa, se condividiamo quello che il Papa dice, possiamo dare come contributo. E questo è un libro, come dicevi Luigi, a più voci, ci sono prefazione, postefazione, interventi, sono 25 persone mi pare, che hanno questo di caratteristica, vengono da professioni diverse, da esperienze diverse, anche da culture diverse, quindi è davvero un coro polifonico o plurale. Il tratto comune è che per una fase della loro vita hanno avuto un impegno nella politica e ognuno ha sviluppato un capitolo dell'enciclica. Ripeto, Lucio ha sviluppato in particolare quella della parabola del buon samaritano, del suo significato, della cura di dire a lui, ma poi ci ha messo molto di lavoro e di impegno. Siamo stati tutti d'accordo non solo nel ringraziare il Papa, ma nel dedicarlo al Presidente della Repubblica. Cioè ci pare che il Presidente Mattarella rappresenti un modello di come potrebbe essere la buona politica e abbiamo consegnato per primo la copia del libro a lui. Detto questo, un'affermazione che facevi Luigi, che è vero, lo dice anche il Papa, il mondo a volte sembra andare indietro. E tuttavia io penso che si debba avere, lo dico io che passo spesso per un pessimista, ma che si debba, non sulle cose di fondo, però che si debba avere un ottimismo un po' perché dobbiamo impegnarci per far andare la situazione meglio, un po' perché io penso che questo richiamo del Papa, della Fratelli Tutti, sia in realtà, come dire, un progetto alto ma anche molto realista. Nel senso che se non si imbocca una strada diversa, qui finisce il pianeta. Quanto? Non so, tra 50, 100 anni, non lo so, non sono un profeta, però c'è questo di problema. Allora l'umanità è sperabile, è fino ad ora è sempre successo, che non voglia distruggere se stesso, l'unico pianeta in cui c'è, ma imboccare una strada diversa, quindi lavorare perché si imbocchi prima. Io ho sviluppato in particolare questo tema della fraternità, ripercorrendo da una parte il tratto comune che c'è in qualche modo nelle varie fedi religiose e anche nelle culture umanistiche, e poi nel porre quella che per me in questi anni è diventato un punto nodale della cultura politica e della convivenza. L'alternativa alla fraternità, come mi pare tu dicessi, è l'individualismo. Questo è il problema. Se si imbocca un discorso di fraternità universale, che cosa significa allora? Che cosa significa negli stili di vita? Che cosa significa nei modi di produrre, nel modello di sviluppo, nell'economia, nel non avere spese per le guerre, non c'è più la guerra giusta. Il Papa lo dice, non è la prima volta, ma lo dice in una maniera che è definitiva. Nelle persone in cui bisogna avere la fiducia sempre di un recupero, di una possibilità, di una prospettiva di recupero, in tutti questi aspetti. Allora, l'alternativa è secondo me quello che potrebbe portare alla strada della distruzione, è quello dell'individualismo egoistico, del pensare che la libertà, come c'è una tendenza oggi nella società che conosciamo, nelle società dei social, delle nuove tecnologie, la tendenza è di dire la mia libertà in assoluto, la mia autodeterminazione in assoluto è il modello che vale, vale per me, pace, pazienza per gli altri. Questa è l'alternativa alla fraternità universale.
E io penso che bisogna costruire un riferimento di etica diverso, e che questo oggi non ci sia né a destra né a sinistra, quindi non faccio un discorso super partes, dico proprio quello che lo vedo come un aspetto di limite della politica e non solo in Italia. Può esserci un grande contributo da parte delle religioni, non è scontato, ma può esserci. Che ci sia è fondamentale, perché bisogna parlare alla mente e al cuore, e quindi bisogna che ci sia questo impulso e questo contributo. Ci può essere da parte delle culture umanistiche, bisogna attraverso il dialogo e la comprensione e la cooperazione insieme e l'impegno insieme per il bene comune dell'umanità, avere un rapporto tra, come diceva il Cardinale Martini, credenti e diversamente credenti. Ecco, questo a me pare che sia uno dei punti cruciali della questione che stiamo attraversando, della fase della vita che stiamo attraversando. Intanto grazie Vannino, vedo il tempo scorre, un attimo solo di intervallo e poi riprendiamo su questi temi, sentite, si entra pian piano e vedremo che si può entrare davvero nel concreto su queste, parlando di questi principi. A fra poco. Ecco, Peppe, tu hai dato un'occhiata al libro, hai guardato, seguivi. La tua impressione di questo percorso? È un libro che nelle intenzioni, mi è sembrato, tenta, c'è un impegno, vorrei dire politico in senso lato, che è e dovrebbe essere sempre nella politica principi e poi concretezza dell'applicazione, perché altrimenti la politica resta per aria. E mi sembra che questo tentativo ci sia, ognuno ha provato a coniugare con qualche applicazione più o meno condivisibile, più o meno vera, ma sulla scia di questi problemi, almeno a me. So che impressione ti ha fatto, e poi sentiamo il professor Romano, perché credo che abbia fatto una sintesi particolarmente interessante. Io non vedo nella Fratelli Tutti una esortazione, quanto piuttosto una constatazione. Già è venuto fuori questo tema. Esiste un'alternativa alla fraternità. Quindi se non esiste un'alternativa, bisogna cominciare a partire lì. Quindi non è per favore siate fratelli, no, naturalmente queste sono cose che è bene dirsi, ma in realtà il ragionamento del Papa è più radicale e nello stesso tempo è meno astratto. A un certo punto nella storia recente del mondo, ma il mondo si misura a giorni, a anni, a secoli, ma ci fu un Papa, Giovanni XXIII, che fece un'enciclica, La Pace in Terris, nella quale non si rivolse ai cattolici e basta, stiamo attenti. Il Papa parla a tutti e quindi anche ai cattolici. E quella fu la svolta, cioè uscire dall'idea che la fede sia una questione che riguarda soltanto i credenti, ma li riguarda moltissimo i credenti, non è che, perché gli domanda se ci credono davvero. Quando io penso a questo discorso della fraternità, mi domando: ma noi ci crediamo oppure pensiamo che sia una cosa, un'esortazione? Mi viene in mente quando la Pira diceva: la guerra è impossibile. Noi se era ragazzi, la Pira era la Pira, si diceva: ma certo, ma era tutto contro questa idea qui, no? Perché il mondo era diviso in modo drammatico.
da questo punto di vista qui dico, oggi abbiamo dei problemi drammatici, ma prima erano ancora più drammatici e non c'era nessuna consapevolezza di una possibile positività per risolverlo. Oggi sappiamo che l'individualismo al quale si è già fatto riferimento non è un fatto solo personale, no? È individualismo, è, il Papa ne parla sempre di questo, il clericalismo, cioè il preoccuparsi dei nostri, il preoccuparsi di quello che noi possiamo dare e che ci giustifica in tante inadempienze. C'è in città da vedere un presepio che è stato fatto a San Domenico, che non ha quasi nulla del presepio. Ci sono la città di oggi, cioè, sullo sfondo è complesso come è prefigurato, e si vedono gli immigrati che arrivano in questa terra e hanno dei bambini in braccio. Si è rivoltata la questione. Hanno bisogno che noi si faccia un presepio, che noi si sia la stanza, la casa, la scuola, l'ospedale, la fabbrica, gli uffici, dove la dignità viene accolta. Questa mi pare la prima cosa. Nel proporre la fraternità però bisogna cominciare a praticarla. Il Papa è arrivato a questo documento, lo dice lui, nella Fratelli Tutti, dopo aver tentato ed esserci anche riuscito, di parlare della fraternità con una cosa è incredibile, questa non ce ne siamo ancora accorti, diciamo la verità, con l'autorità islamica più importante. Perché con questa autorità ha detto, allora vediamo quali sono le cose che possiamo pensare insieme. In questi giorni, poi tempo, mi è capitato di sentire un commento di un francescano sull'incontro che il Papa rammenta nella Fratelli Tutti di San Francesco con il sultano nel 1200 e all'inizio del 1200. Cosa si dissero? Non lo sappiamo. Sappiamo che però Francesco ritornò nel campo dei crociati senza essere ammazzato e parlò con una persona, il sultano, che in quel momento subiva l'attacco di tutto il mondo cristiano. Non tentò nemmeno di convertirlo, non gli poteva venire in mente. Tra l'altro ricordiamoci che San Francesco era figlio di un mercante e che quindi tutte queste cose che abbiamo aggiunto erano persone concrete. E lui voleva andare, San Francesco, a Gerusalemme, ma non ci poteva andare perché c'era il sultano. Quindi cosa voglio dire? In quel momento lì lui scelse la via della possibile, fare quel passo in quel momento era impossibile, lui lo fece per dimostrare che la fraternità è possibile. Quando si comincia a parlare dei problemi degli altri fratelli, di quelli che non ci sono, non esiste oggi, e io credo che i credenti da questo punto di vista hanno una chance
ma non che non li esenta dal cambiare, dal modificare radicalmente la propria fede se l'hanno vissuto in un certo modo. Il problema oggi è quello di capire che dobbiamo scoprire quali sono i problemi degli altri. Fermiamoci lì perché voglio sentire il professor Romano, che da questo punto di vista della concretezza parte da una cosa estremamente concreta, perché parte dalla parabola del Samaritano, che è lo sfondo del buon Samaritano, che è lo sfondo anche della Fratelli Tutti. Ma però mi pare che l'affronta il professor Romano con particolare concretezza, tanto che da questa parabola ne trova esempi per ciascuno di noi, fino ad arrivare a questo rapporto, alla cura che non è solo un fare qualcosa di buono per l'altro che si incontra, ma prendersene cura. E questa da una cura personale e poi ha evidentemente ha voglia di spaziare in quello che è la dimensione politica, tanto che con grande piacere nostro, perché qui lei è in Toscana e ha citato niente di meno per due volte almeno che Giorgio La Pira. E che cos'è Giorgio La Pira? Il buon samaritano che non pensa per sé né a qualcuno, anche a noi ci insegnò a andare prima con la San Vincenzo a incontrare la persona, il povero, e poi dopo fare i discorsi sulla pace, la pace universale. Ma lui proprio la incontra come sindaco, è uno che si prende cura della vita dei suoi cittadini e attraverso operazioni politiche coraggiose anche, e che lo facevano attaccare da tutto il mondo ostile, compreso il direttore della Nazione allora, che era Enrico Mattei, che non era Enrico Mattei che conosciamo, ma era a servizio, mi pare, di qualche altro ente piuttosto importante in quel momento, vero? Quindi attaccava continuamente. Professore, mi scusi questa introduzione, ma mi pareva di doverla. No, anzi, io la ringrazio perché facilita la riflessione che faccio a me stesso, e voglio prima di tutto salutare tutti i partecipanti. Un saluto particolare, se mi si lascia la possibilità, a Vannino Chiti, a cui io sono grato, e dico in maniera molto sincera, senza peccare di piaggeria. È stato il mio presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, di cui ho avuto l'onore di essere parte e di collaborare come vicepresidente per circa 3 anni. E devo dire, l'equilibrio, il rigore, non solo politico, ma evidentemente morale, è stato per me un grande significato di pedagogia politica, devo dire. Voi mi direte a questo punto perché faccio questa riflessione? Per un motivo molto semplice, perché alla lettura della lettera enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, subito dopo l'altra, quella della Laudato Si, ho individuato insieme a Vannino e insieme a Paolo Corsini un'esigenza che veniva richiamata poc'anzi, di una rideclinazione della politica. Potrei dire anche una riconciliazione della politica, alla luce di principi e valori che vengono sempre, come dire, richiamati, ma che vengono poi molto poco concretizzati. Allora ci siamo posti anche un altro tipo di interrogativo: ma la Fratelli Tutti può rappresentare semplicemente, come molte volte viene interpretata da alcuni, come anche il Tereciclo, quella dimensione evocativa che veniva richiamata poc'anzi da altri convenuti, oppure invece ha una dimensione concreta, pratica, realistica, che può accomunare anche persone di religioni diverse? E io credo che la lettura di questa lettera enciclica porta a questo risultato. Non è l'affermazione di principi, possiamo dire, utopici, che non hanno luogo, che difficilmente si potranno realizzare, ma dà una dimensione estremamente concreta. E qui si pone un interrogativo: ma questa dimensione concreta, alla luce di quale principio, alla luce di quale valore si può concretizzare, si può realizzare questa politica? Allora, noi sappiamo che nella dottrina della Chiesa ci sono principi ben definiti: la libertà che si coniuga con la responsabilità, la socialità e la sussidiarietà.
ma il principio della cura, o più correttamente potremmo dire il paradigma della cura, io penso che rappresenti, usando un termine biomedico, potremmo dire, il DNA della politica. È vero che la politica è fatta anche di potere, ma è intrisa di mediazione, il compromesso, ma nell'ottica di una interpretazione epidemiologica nobile, di una promessa che si fa insieme tra più persone. Ma che cosa pone in relazione le persone perché si possa realizzare non solo la fraternità, ma l'amicizia sociale? A me sembra che la parabola del buon samaritano possa essere la parabola di un'etica sociale, dove il prendersi cura di un altro e aver cura di un altro non è un dettato che può essere imposto a ragione di un credere, ma è un dettato che è intrinsecamente scritto dalla nostra natura umana. Veniva richiamato ripetutamente questo termine dell'individualismo, ma noi a livello sociale non possiamo essere delle monadi. Come diceva Leibniz, non possiamo essere soggetti irrelati che vivono senza la relazione con gli altri, senza una visione comunitaria del vivere. E in questa relazione che è inscritta alla natura umana, di cui ognuno ha bisogno dell'altro per realizzarsi nella dimensione della prima persona plurale del noi, io credo che il paradigma della cura, quello del prendersi cura di un altro, rappresenti la finalità più nobile, rappresenta il fondamento primo, se mi si lascia la possibilità di poterlo dire, di che significa fare la politica. Perché se, e vorrei usare un'espressione, non per usare un'espressione che può sembrare difficile, ma che è connotata proprio dalla natura umana, la ontologica, costitutiva relazionalità dell'essere umano. Noi siamo costitutivamente relazionali, noi siamo costitutivamente persone, non solo individui, ma soprattutto persone, che nella relazione con gli altri e con l'altro costruiscono un percorso comune. Questa è la politica. Allora chi fa realmente politica, e quindi richiamavamo Giorgio Lapira poc'anzi, testimonia come le due dimensioni, la dimensione amministrativa e la dimensione dei principi, non possono essere avulsi gli uni dagli altri. Ma credere in questo significa anche coniugare una dimensione di fede, e si lascia usare a questo punto un richiamo che non vuole essere polemico, ma sicuramente un richiamo che mi è caro e che è caro credo a tutti voi, a chi ci ascolta. La fede non diventa uno strumento per l'affermazione dell'io, perché è la contraddizione della fede stessa. La dimensione invece di appartenenza ad una comunità, in una comunione sociale, vale a dire dell'essere con l'altro, la fede diventa il collante e la forza per costruire un futuro a favore della società, non per affermare un proprio io, una propria appartenenza, una propria dimensione partitica. Allora quella, la fede è veramente non lo strumento utilitaristico per raggiungere un consenso, ma diventa lo strumento per incontrare l'altro. Ecco la dimensione della cura, della politica della cura, che a me sembra debba essere il fondamento che poi debba caratterizzare la nostra attività, l'attività di tutti. E ripeto, non è una dimensione utopica, perché solo attraverso l'apertura all'altro, l'incontro con l'altro, che si realizza veramente un'etica sociale. E quella che poi, devo dire, ha rappresentato anche, e mi è molto caro risottolinearlo ancora, come richiamato all'inizio Vannino Chiti, la figura del Presidente della Repubblica Mattarella, che è un esempio intangibile, devo dire, di coniugazione di principi e valori nella dimensione della vita concreta a livello politico. E quindi io credo che lungo questo percorso è tutto, come dire, un'attività di ordine politico che possa riprendere questi valori, li possa rideclinare nell'attualità del tempo. Vi rubo pochissimi secondi ancora. Noi ci troviamo nella cultura cosiddetta del post, si parla di postumanesimo, si parla di post-democrazia, insomma addirittura fino arrivare al transumanesimo e così via. Ma in questa dimensione del post non è un delitto di vuoto nel quale noi possiamo muoverci come individui isolati gli uni dagli altri, ma in questa nuova realtà noi dobbiamo portare tutta l'energia, tutto l'entusiasmo e tutto un pensiero che non è morto. Se noi parliamo di cattolicesimo democratico, che può sembrare anche, come dire, una sigla che quasi, come dire, non viene nemmeno più presa in considerazione dai cosiddetti politologi, ma se noi andiamo a vedere quali sono i valori e i principi di riferimento, noi vediamo che la fede si può coniugare senza integralismo,
assolutamente senza integralismo, in una dimensione del vivere sociale dove si coniugano veramente, come si dice nella Fratelli Tutti, sia la fraternità che l'amicizia sociale. C'è spazio per costruire un percorso, forse più correttamente dovrei dire c'è tutto lo spazio per riprendere e rideclinare un vocabolario di etica sociale che molto spesso vedo sempre un po' dimenticato o perlomeno accantonato. Certo, grazie professore, ma parlando della Fratelli Tutti indubbiamente si sente, il titolo ha voluto mettere un punto interrogativo, la fratellanza come utopia, ma come è stato già sottolineato e lei l'ha ribadito, è la via quasi obbligata per uscire dai tanti problemi che l'umanità a diversi livelli ha, a seconda della sensibilità dei popoli, delle nazioni, ma si vede benissimo che quella è la strada. E d'altra parte... posso interrompere solo un secondo? È la stessa dimensione della pandemia di questi tempi che ci ha insegnato, come ha richiamato ripetutamente il Papa, che non ci si salva da sole, nell'immagine di essere nella stessa barca, che è molto significativo, si sta a indicare che insieme ci si salva, nell'aiutarsi reciprocamente, certo, nell'accompagnarsi, certo, nel prendersi cura. Ci facciamo una piccola sosta, ma poi vi faccio vedere, a proposito di un personaggio citato che ci fa piacere a noi perché è stato un po' maestro, e ci ha entusiasmato in tanti momenti della propria vita, di Giorgio La Pira, faccio vedere un pezzettino interessante che allora fece scandalo, fra i tanti scandali che suscitò Giorgio La Pira con le sue azioni. A fra poco. Bene, ce ne sono tanti gli episodi di Giorgio La Pira, ma così in una intervista che poi fu l'ultima intervista prima che morisse, perché era del 76, lui poi morì nel 77, qui proprio nei nostri studi, facemmo un excursus sulle cose che aveva fatto e fra le altre cose che mi ricordo furono clamorose. Chi ha una certa età se ne ricorda che siccome c'era gente che dormiva sotto i ponti di Firenze perché non aveva casa, e d'altra parte sulle Fiesole, sulla bella collina di Fiesole, c'erano ville chiuse che nessuno adoprava, c'era dopo subito la guerra eccetera, e lui non a caso, ma andando a riscoprire una leggina vecchia, racconta che come lui disse al capo delle guardie: prendi la motocicletta, prendi le chiavi e metti in guida tutto questo popolo di senza tetto praticamente, e cominciò a aprire le ville belle di Fiesole, e alcuni di loro poterono alloggiare in queste ville. Naturalmente suscitò scandalo allora, lo susciterebbe ancora, vero? O forse più che mai. Ma c'è un altro episodio molto importante che Giorgio La Pira racconta in questo pezzetto, vediamone alcuni momenti. Ma noi avremmo da tirar fuori dal professor La Pira, dal cappello del professor La Pira, mille episodi che hanno accompagnato per mano la nostra giovinezza e direi l'entusiasmo della nostra giovinezza, anche quando e questa è la caratteristica di un cristiano, quando non c'era un interesse immediato per fare determinate cose, un interesse un tornaconto di cassetta, nemmeno in senso politico. Il professor La Pira, sindaco di Firenze, ecco, dava vita a delle realizzazioni che rimangano nella storia ancora delle amministrazioni locali, le prime occupazioni di fabbrica. Allora per esempio era un grosso rischio fare l'occupazione di fabbrica, è vero professor? La Pignone. La Galileo. No, Galileo non l'abbiamo occupata, però l'abbiamo fermata. Ecco, perché allora lei è così? Perché gli veniva in mente di lottare per queste cose? Perché oggi è di moda, tutti occupano le fabbriche, a un certo punto, vabbè, e per fortuna direi che è cresciuta la sensibilità popolare. Ecco, ma allora, ecco, lei la inventò questa cosa. Le cure.
Le cure. La fonderia delle cure. Ecco, ma com'è? Abbiamo anche requisita. E com'è che gli veniva a mente questa? Ma è in base a una cosa semplice. Cioè che la proprietà è un valore relativo. E quindi, insomma, i lavoratori sono compartecipi strutturalmente della fabbrica e della produzione. Insomma, sono compartecipi solidali nel destino della fabbrica. Quindi non si potevano e non si dovevano licenziare, mai. Mai. Bruciare le lettere di licenziamento. Bruciare le lettere di licenziamento. Vabbè, è una cosa, perché di fondo l'hai fatto a me, in fondo il Vangelo. Il discorso di Cristo a Nazareth. L'avete fatto a me. Ebbi fame, l'avete fatto a me. E fu il discorso bellissimo fatto anche dal cardinale Dalla Costa. Il discorso di Nazareth. Quello che mi pare, professore, che c'è di grande e di bello, oltretutto, che quelle fabbriche allora occupate non è che siano fabbriche che sono di peso nelle. Guarda, la Pignone appartiene al mondo intero. È il rapporto con la Cina, il rapporto con la Russia, il rapporto con gli Stati Uniti, il rapporto con tutti i popoli della terra, con tutte le fabbriche del mondo. E sempre più cresce. Sì. Così la Galileo l'abbiamo fermata, ma insomma è in grande sviluppo. Le cure. Che devono essere vendute perché per via degli immobili, insomma, per le aree, e gli sia il proprietario dei milanesi, se no guarda voi questa cosa non la fate, perché me la requisisco e la diamo agli operai, si fa una cooperativa, e quella cooperativa delle cure va benissimo, hanno insomma, commesse di lavoro. Professore, professor Romano, questo è un po' farsi carico, prendersi cura in qualche modo, questo a livello amministrativo da sindaco, a me emozionano ancora queste parole, perché sono, allora erano fresche, anche oggi sono fresche, ma allora erano innovative, perché insomma nessuno aveva coraggio di fare quelle cose. Sono parole radicate nella verità di vita, sono parole radicate nella verità veramente di chi vuole affrontare la politica come servizio, come nobile servizio per gli altri. Ma il prendersi cura si declina in qualsiasi nostra attività. Io lo potrei dire da medico: laddove finisce la terapia c'è tutto lo spazio per la cura. Non tutte le patologie che sono inguaribili sono tutte curabili, evidentemente, sotto il profilo dell'assistenza. E così a livello sociale, stiamo parlando delle politiche sociali, delle politiche ambientali, delle politiche di ordine economico. Perché fare politica se non con la finalità di porsi al servizio dell'altro, nel porsi al servizio degli altri, ovviamente nella misura e nei modi che vengono dati dal tempo e dalle contingenze, perché poi ci sono anche dei limiti nell'ambito del quale poter esprimere questo sentire di etica sociale. Ecco perché il fascino per noi tutti di questa lettera enciclica. Perché posso dire anche, e mi affido alla riflessione del teologo presente questa sera nel nostro incontro, è una dimensione che va al di là di quella religiosa. Anche per coloro che non credono, la dimensione del prendersi cura dell'altro è il fondamento della democrazia, è il fondamento del rispetto dell'altro, perché altrimenti si traduce nell'oligarchia, si traduce nella tirannia, si traduce nella dimensione del potere, come dire, del singolo sugli altri, gli altri diventano strumenti, e questo non è democrazia. Se si ha cura degli altri, evidentemente c'è tutto lo spazio di quella dimensione personalista che è riportata nella prima parte della nostra Costituzione, che rimane dei punti di riferimento certi sotto il profilo appunto di tutti coloro che, volendo fare attività politica, hanno bisogno di un riferimento anche, possiamo dirlo, tra virgolette, laico, ma in quella laicità è scritto tutta la dimensione personale e non individualista del vivere sociale. Ecco il fascino che a me sembra di questa lettera enciclica, e che è stata interpretata secondo comunque questo percorso da tutti gli amici coautori di questo lavoro collettaneo, nell'ambito del quale ognuno ha trasferito non solo il proprio sentire, ma anche i propri saperi, le proprie conoscenze, le proprie sensibilità, e alla fine c'è stata una riduzione umana, vale a dire una corale interpretazione che, pur partendo, come diceva Vannino Chiti, anche da posizioni culturali diverse, sono tutte confluite in quello che è il comune ampio di un sentire alla politica. E qualcuno mi dirà:
ma questa politica che si debba sentire in questo modo, c'è ancora spazio oggi? Io credo che tutti gli autori di questo libro, nello scrivere di questa lettera enciclica, ci credono profondamente. Ecco, io vorrei andare un pochino a fondo, perché per esempio mi sembra, per quanto abbiamo detto, ma per quanto avete scritto, per quanto insomma a certi livelli siamo tutti convinti, che davvero l'individualismo è un po' la rovina della nostra società, delle società, e come la, chiamiamola pure con i termini più laici possibili, la solidarietà, la fraternità, la fratellanza, è l'antidoto all'individualismo. Però forse non, nessuno ha approfondito bene il perché l'individualismo prende così campo. E perché? Mentre per un cristiano, ad esempio, c'è la teorizzazione chiara, direi biblica, si può tirar fuori la dimensione della persona in contrapposizione all'individuo, perché se siamo simili, l'uomo creato simile a Dio non è simile per il naso, per le orecchie e per la bocca, ma è simile in questa dimensione relazionale fra Padre, Figlio e Spirito Santo, cioè una dimensione d'amore continuo che costituisce proprio l'essere oltre, diverso dall'individuo, ma è sempre relazione. Relazione che poi non a caso ha bisogno della donna per essere in qualche modo in relazione permanente a un proprio simile e così via. Insomma, il cristiano ha motivo di pensarlo anche teologicamente, questa dimensione personalistica. Ma però prende campo l'individualismo, al di là di tutti gli interessi. Allora, come mai l'individualismo? Si può analizzare questo discorso? Si può in qualche modo approfondire perché l'individualismo? Roberto. Secondo me c'è una paura legata alla perdita di identità. Cioè uno insiste su se stesso, sui suoi simili, e tende a far corpo per difendere un'identità intesa però in maniera errata. A me piace fare l'esempio della carta d'identità, dove vedo chiaramente che sulla sinistra c'è un dato incontrovertibile e fisso, che è la data di nascita. Quello non cambia, non può cambiare, sarà sempre lo stesso. Quindi l'identità dice qualcosa che è quello, che è fermo. Però subito sulla destra c'è la fotografia. E lì, siccome io la carta d'identità l'ho quasi in scadenza, l'ho fatta 10 anni fa, vedo che non sono proprio esattamente lo stesso. Ecco, quindi c'è un'identità anche in divenire. Io vedo qui la crisi e anche una certa resistenza che anche in campo cattolico è stata fatta all'enciclica del Santo Padre, Fratelli Tutti, per una paura che ne venga meno una qualche condizione identitaria intesa come chiusa, come ben definito una volta per tutte. No, noi siamo in divenire, c'è qualcosa di fermo che non può cambiare, ma c'è anche qualcosa di mobile, cioè nel bisogno che abbiamo, io divento me stesso nella relazione con l'altro, non è un'aggiunta, non è un in più, ne ho bisogno io. E la fraternità è proprio la salvaguardia di questa differenza. Io ho bisogno del fratello per essere me stesso, se no non mi realizzo, e posso portare qualcosa, ecco, ferro, differente, qualcosa che io posso portare e posso ricevere. C'è dietro una paura che oggi, siccome sta tornando un po' il discorso delle paure, non è indifferente questa faccenda della paura, la fede come antidoto alla paura, non come elemento di
creduloneria o di accettare per convinzione o per tradizione delle verità, ma come sfida a questa paura di rinchiuderti in te, ma di lasciarti aperto al trascendente per un verso, che poi però il trascendente si rivela nel volto del fratello. Io divento me stesso nella misura in cui mi relaziono, ma non è la somma di tutte le relazioni, è qualcosa che trascende, che appunto è la mia diversità. E quindi io vedo proprio, ecco, parlando anche nelle mie realtà pastorali di questo, mi piace fare l'esempio della carta d'identità perché dice bene questi due momenti. Uno su cui dobbiamo essere certi, c'è bisogno di qualcosa su cui poter, ma anche qualcosa che è in divenire. Ecco, mi piace la pianta dell'ulivo come icona, perché c'è un tronco molto fermo, molto solido e forte, però poi ci sono anche tanti rami flessibili che indicano, ecco, questa è una sfida che il Papa anche lancia a chi tende a rinchiudersi, a difendersi, a vedere nell'altro uno che attenta a quello che lui ha conquistato. La paura, direi, un grande bisogno abbiamo di liberarsi dall'essere uguali. Ecco, direi così. E allora si prosegue, perché Bannino, tu hai fatto nel primo intervento un accenno, mi pareva di aver colto, oggi c'è quello della trasformazione dei propri piaceri in qualcosa che devono diventare diritti, eh? E questo c'è un po' nell'aria, e credo che si confonda un certo progresso verso la comprensione dell'altro, del diverso, da tutti i punti di vista, dal punto di vista religioso, della razza, del sesso, della cosa, che insomma sono anche valori che si affermano e che sono novità, però di questo se ne fa un eccesso di teorizzazione, se si confronta per esempio a certe tendenze di un livellamento di tutte le identità che in qualche modo finiscano per non distinguere più. Un conto è perché io credo che proprio la fratellanza è bella con il diverso, quello che è diverso da me, un uomo, una donna, poi la vita è fatta di tanti modi e si rispettano tutte le tendenze, tutti i gusti, ma insomma se sa un ideale è l'ideale dell'incontro con il diverso, che è uno scambio, è una contaminazione con il diverso, che è una ricchezza, per dire, nelle specie umane, animali e non solo, si cerca di tutelare la biodiversità, no? Invece sul piano umano la biodiversità sembra che non conti più e si fa tutto, mi pare questo. Pensaci un attimo e subito dopo riprendiamo il nostro discorso. Ecco Bandino, non lo so se mi sono spiegato su quella che è un po' l'esigenza che mi pare di dover approfondire, perché altrimenti è un mondo che va così. Il Papa fa un'affermazione, ho ripreso nel mio di contributi, che è interessante secondo me sulla fraternità. Cioè dice la fraternità non è omogeneità, lui la distingue anche da regimi che ci sono stati nel passato, che avevano promesso liberazioni che poi non ci sono state, e appunto la fraternità presuppone non l'omogeneità ma le differenze, le diversità, però queste differenze e queste diversità che non, diciamo, che dialogano, che riescano a trovare dei punti in comune, magari ci può essere anche il conflitto non violento, cioè nel senso delle differenze, però che poi approda a una sintesi. Questo è il tema, è un tema fondamentale, che quello che dicevi, che ci pone anche l'enciclica, e che è importante tradurre nella convivenza e nella politica come scelte della politica.
rispetto, io sono d'accordo che insomma ci sono tanti elementi che spingono anche all'individualismo. Uno è quello che diceva Don Roberto, certo c'è anche le paure, no? Il mondo cambia, cambia continuamente. La stessa democrazia non ci dà più delle sicurezze, anche perché c'è un nostro riferimento che deve esserci sempre più forte alla città, ma non basta, altrimenti ci guardiamo i piedi. Ci deve essere, ma non basta, è il tronco, ma ci deve essere al tempo stesso l'elemento nazionale, ci dovrebbe essere una democrazia europea e diritti a livello internazionale, la costruzione di relazioni tra popoli. Questo è un aspetto. Un altro aspetto, secondo me, c'è un altro contributo che ha dato il Papa, a me ha colpito molto, penso che dovremmo su questo molto rifletterci, è del 2015, quella alla Chiesa italiana, quando ha detto guardate, e l'ha detto non solo alla Chiesa italiana o alla Chiesa, ma a tutti noi, guardate che non siamo in un'epoca di cambiamento, ma siamo in un cambiamento d'epoca, e non è lo spostamento di un aggettivo per abbellire il discorso. È cambiamento d'epoca, computer, telefonini, modo diverso di produrre, modo diverso di commerciare. Prima è stata commovente quell'immagine tua giovanile con la fila rispetto a quelle fabbriche. Quante CKN ci sono oggi in Italia? Cioè quante sono le fabbriche, non che non hanno mercato e che non vanno bene, perché se non vanno bene bisogna trovare il modo di non passare da occupati a disoccupati o da artigiani a disoccupati, ma dare una formazione, una prospettiva di lavoro. Ma hanno lavoro, si distrugge l'occupazione perché c'è una rendita speculativa. Il discorso di Lapira vale ancora oggi, dovremmo avere il coraggio di farla. Ma in questo cambiamento d'epoca, e l'uso dei social rispetto a cui il complesso nostro è un po' a livello ancora insomma, di entusiasmo inesperto, no? Di non criticità. Ecco, a questo punto noi ci sentiamo presi da un'idea di soggettivismo assoluto. Diventiamo l'elemento che è in grado di sanzionare tutto, cioè la verità e riesce a essere se stesso, la libertà è se stesso. Io penso che questo sia dentro un modello di sviluppo e dentro un concetto che va cambiato. Dicevo prima, ho finito, sinistra e destra. Guardate, che cosa, ora semplifico, schematizzo, ma per essere breve. La destra che cosa dice? La destra dice ci vogliono delle regole, poi magari lasciamo stare praticate o non praticate, ma ci vogliono delle regole nella vita individuale, liberismo nell'economia. La sinistra che cosa dice? Ci vogliono delle regole nell'economia e nella società, ma autodeterminazione assoluta nella vita individuale. Sono due illusioni, sono due parzialità illusorie, perché in realtà se le regole ci vogliono, e io ritengo di sì, quelle regole di cui si discute, non riconoscere le differenze sessuali o di altro tipo, no, le regole che dicono che c'è un primato della comunità che è l'altra faccia del primato della dignità della persona. Se si vuole affermare la dignità di ogni persona, quale che sia il colore della sua pelle, la sua religione o non religione, bisogna che ci sia al tempo stesso un primato che si equilibra della comunità. Se queste regole non vengono portate avanti, entrambe, nella vita di ognuno di noi individuale e nella vita collettiva, non ci stanno né di qua né di là. E allora c'è il trionfo dell'individualismo e c'è una visione debole anche della democrazia. Ecco, perché la mia libertà senza responsabilità diventa o privilegio o una guerra di tutti contro tutti che non porta da nessuna parte. Come diceva Lucio Romano, non ci si salva da soli. Questo è il Covid che ci siamo ancora dentro, ce lo dovrebbe aver insegnato. Da soli non ci si salva. C'è, professor Romano, se non sbaglio, mi pare che lei, non so ora, ma ha sicuramente militato nel Movimento per la Vita, era il vicepresidente con il nostro amico Carlo Casini, può essere o sbaglio? Sì. Ah, ecco. Sì, sì, allora, ho avuto questo onore per diversi anni. Ecco, mi pare che quello, per esempio,
sia un tema cruciale, che non rispolvera, per carità, le libertà, le conquiste di questi, di quegli altri, no, ma insomma non è, ora la dico grossa, forse un po' parziale, ma non c'è lì in nuce sull'andamento che c'è stato un po' negli ultimi tempi proprio una radice profonda dell'individualismo. Non so se questo è un tema che riesco a comunicare a chi non è cattolico, non so se sono condizionato dalla fede, ma mi pare che in questo aspetto, che è relazione, che è poi le nascite, che è poi i diritti cosiddetti acquisiti, non c'è lì proprio in nuce il seme dell'individualismo che dice, ma non so se mi esprimo bene. È quello che Vanilla Chidi richiamava come principio di autodeterminazione. Sì, il appunto. Principio di autodeterminazione nella sua forma, diciamo, più forte, nella sua forma più, diciamo, evidente, rappresenta che cosa? Un'esigenza individuale che prevale da qualsiasi possibilità di relazione a livello umano e a livello sociale. Se noi andiamo a considerare il principio di autodeterminazione, che oggi lo si sta declinando sempre di più come tutela del più debole, significa decidere qualsiasi possibilità di cura sociale nei confronti del più debole, nei confronti del più vulnerabile, nei confronti del più fragile, il quale si ritrova in una situazione, cerco di essere chiaro, è un tema estremamente complesso questo, il quale si ritrova a esprimere una propria volontà senza che o si riduca ai minimi termini l'apporto a livello sociale che serve a far sì che in quella comunione sociale, quel principio di autodeterminazione che può portare proprio alla richiesta della propria morte, possa essere invece declinato in una coniugazione con la responsabilità degli altri. Detto in poche parole, la dimensione della cura è la dimensione propria anche di superare la dimensione del proprio io, per poter una visione comunitaria venire incontro al più debole e al più fragile. Se io affermo il mio principio di autodeterminazione, lei ha richiamato alcuni aspetti della tutela della vita dall'inizio fino alla fine, dall'inizio del concepimento fino alla morte naturale, e lo trasliamo e lo traduciamo anche a livello politico, ne viene di conseguenza che non c'è altro spazio che il liderismo. Non c'è spazio che la rappresentazione individualistica esasperata del potere, dove gli altri sono, come dire, ancillari alla dimensione dell'individualismo, dell'io, della singola persona, salvo verificare che poi quel consenso poi si trasferirà in una realtà d'altra. Cioè, non è che io sto facendo, come dire, confondendo quelli che sono i campi di azione, ma se noi affermiamo che il principio di autodeterminazione è un principio che cancella, non che lo si canega il principio di determinazione, ma che cancella qualsiasi possibilità di relazione sociale che serva a superare anche momenti di fragilità, è inevitabile che ognuno diventa una monade, ognuno diventa padrone di se stesso. E nella realtà sociale, se ognuno diventa padrone di se stesso, io mi pongo una domanda: alla fine chi prevarrà? Prevarrà il più forte. Prevarrà chi evidentemente ha più chance, più possibilità a livello sociale, a livello politico, a livello familiare, a livello personale, a livello lavorativo, di poter affermarsi a danno degli altri. Ecco il grande messaggio che mi sembra la Fratelli Tutti trasferisca. È un messaggio non solo religioso, ma c'è quell'espressione, non solo fraternità, ma amicizia sociale. L'amicizia sociale è, come dire, quel connotato, il superamento dell'individualismo. Che se la vogliamo mettere sul lato costitutivo della persona, che è la realtà umana che cerca di essere individualista se non egoista e realizzare il proprio io, ma è quel superamento della dimensione dell'io che ci dà la possibilità di poter vivere una comunità sociale. Altrimenti, ripeto, ci ritroviamo sempre e ci ritroveremo sempre in una situazione dove il più forte prevarrà sul più debole. Grazie, professore. Peppe, questo tema così. Ma io... Fermo restando la cosa che Papa Francesco ha introdotto in maniera totale, che è quello del perdono, quella dell'accoglienza, quello dello scusare davvero
quelli che sono i peccati, ma insomma le devianze che tutti noi abbiamo, fino a accogliere tutti in questa prospettiva di cambiamento e di verità. E questo è bello perché è inclusivo Papa Francesco di tutti e non è mai selettivo, non è mai in esclusione di nessuno. Io devo dire la verità che non riesco a vedere, quando si parla di fraternità, nessuna differenza tra l'essere credente e non essere credente. Per cui se continuiamo a dire ma noi abbiamo la fede, noi abbiamo... la fede c'è se riconosci gli altri come fratelli. Questo non è assolutamente facile, cioè non è che l'individualismo è una delle delle condizioni che rendono evidente la difficoltà dell'essere fratelli. Non è un fatto romantico, non è un'esortazione, è di più. C'è una frase nella Fratelli Tutti che dice: quando ci sono i problemi, domandate alle vittime. La Pira frequentava quelli che avevano i problemi. Non esiste un'altra possibilità. Non ci si arriva per intelligenza, per dialettica, per niente. C'è un'indicazione precisa che vale per tutti. Non è che i cristiani lo sanno e quindi sono più responsabili, semmai non sono più facilitati. Non è qualcosa che li può rendere fieri e orgogliosi, perché o si è fratelli o se no, no. Un altro rammentato da Papa Francesco nella Fratelli Tutti, Charles de Foucault, diceva: noi siamo un cuore solo e con quel cuore o si ama o non si ama. Non è che si può dire io amo Dio, ma insomma gli altri è un optional. A me questa pare una indicazione preziosa, perché la politica oggi, ma anche ieri, io non ho grandi ricordi tranne questi grandissimi, che però ci sono ancora oggi, e chissà quanti che non conosciamo, perché anche la Pira a suoi tempi non lo sopportava nessuno, parliamoci francamente, dentro e fuori la Chiesa, perché questo bisogna dirlo, perché questo richiamo alla fraternità e alla sofferenza vissuta, conosciuta, è qualcosa che mi disturba. Io preferisco non pensarci. L'individualismo è la banalizzazione della vita, è il pensare appunto che ci si possa salvare da noi. Io non voglio dire più di quello che penso effettivamente, ma questa pandemia ci fa capire questo. Io come mi salvo? Abbiamo fatto i vaccini, benissimo, tutte cose importanti, ma poi alla fine improvvisamente uno si ammala e si trova per morire. E questo problema, che noi abbiamo forse in parte risolto, non è affatto risolto, perché ci sono ancora miliardi di persone che non sono vaccinate. Allora, o io sto e mi collego con questa sofferenza, con queste vittime, no? E cambio la politica. In questi giorni è rivenuta fuori, non è mai passata, la questione del disarmo, no? E ogni tanto si sente dire: ma poi c'è anche la NATO. La NATO chi è? È il segretario generale della NATO. Non riesco a vederla oggi, a parte insomma quello che è un'alleanza, cioè. Ma si possono ancora continuare a spendere i soldi per le armi? Ma non lo dico perché è brutto farlo. A cosa servono le armi oggi? Dobbiamo domandarcele, perché
possono servire per guerre particolari, ma le armi atomiche, gli arsenali atomici sono per la distruzione dell'umanità. Quindi se si dovessero adoperare, addio, non serve. Dopo il primo quarto d'ora, questo immagazzinamento e accantonamento di enormi quantità di denaro che potrebbero servire a eliminare tutti i problemi del mondo, non ci sarebbe più. Allora, questa è la cosa che io mi domando: cosa dobbiamo fare? Terminerei con una citazione che non è nella Fratelli Tutti, ma dalla Fratelli Tutti deriva, che il Papa ha fatto riguardo per il Sinodo, e dice: cosa dobbiamo fare? Mi rendo conto che questi è indicazione di sentimenti. Dice: cosa dobbiamo fare tutti, non solo noi, o meglio, prima noi, ma insomma, prima nel senso più responsabili di noi, non è far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranza, stimolare fiducia, fasciare ferite, diceva il professore, intrecciare relazioni, resuscitare un'alba di speranza, imparare gli uni dagli altri, creare un immaginario positivo. Queste sono le cose che valgono non ci penso nemmeno, e ci sono tante persone, e la dimostrazione anche del Covid e di quello che è successo intorno al Covid è che in questa tragedia ci sono state persone che hanno stimolato la visione e stimolato la fraternità. Mi dispiace sempre interrompere, per cui la regia la mettiamo sempre nei guai, ma preferisco. Volevo dire, queste cose che ho detto non sono assolutamente mie, perché sono troppo belle. Sì. Perché tu l'hai citata la fonte. L'ha detto il Papa. Tu l'hai citata. Ecco, voglio dire. Ma voglio fare un ultimo giro. Perché a proposito di questo che Peppe diceva in questa citazione, si potrebbe anche cominciare a pensare, si deve credo cominciare a pensare, anche perché secondo me il Natale ci stimola a questo, che ci sono tanti scintille di bene nella gente che non sono valorizzate e sono in qualche modo emarginate. Noi cattolici abbiamo la colpa, chi non era cattolico non faceva del bene, invece non va bene e non è così. E allora ci sono davvero tante persone che si sentono in qualche modo fuori da che, non lo so da che, si sentono fuori, e invece sono persone ricchissime che hanno fatto bene le loro cose, che hanno lavorato con passione, che hanno dato tanto aiuto a quelli che hanno vicino, indipendentemente da dove erano ispirati. Allora io credo che sia tempo, se è possibile, il sinodo per quanto riguarda i cattolici che operano deve essere presente in questo senso, ma di valorizzare davvero le tante potenzialità positive che ci sono, e ce ne sono davvero tante, solo a volte nessuno, in molti non se ne rendono conto, ma sono già dentro, vorrei dire cattolicamente, sono in qualche modo in cammino nella Chiesa, intesa in senso lato, è intesa non solo dentro la soglia della Chiesa, ma fuori della Chiesa. E forse questa può essere una via. Ragioniamo un po' su questo e vediamo, a fra poco. Roberto, che dici te? In fondo, tu, anche nell'ultimo libro che tu hai scritto, di cui c'è la prefazione di Vannina, in fondo te, tu hai vissuto questo rapporto, perché tu sei andato poi fra gli altri, allora erano proprio gli altri,
perché te, tu da prete, tu andavi laddove preti non erano, anzi, e lì tu hai, tu sei dato da fare per mettere in risalto proprio le tante cose buone che tu condividevi con tutti. E questa non è una bella pastorale che in fondo si potrebbe riscoprire anche oggi? Sì, io ho ritrovato un po', diciamo così, una parola simbolo di tutto questo lavoro, e la ritrovo anche nel Magistero di Papa Francesco, è la parola popolo, che mi ha colpito fin da ragazzo perché, nato in famiglia comunista, ho sentito tante volte cantare Bandiera Rossa, Avanti o Popolo, alla riscossa. Ma anche mira il tuo popolo. Perfetto, mi stai leggendo nel pensiero, cioè proprio una. E poi il canto popolare alla Madonna, che più si cantava in quel tempo, era mira il tuo popolo, questa categoria popolo, che è un, dal punto di vista teologico, è una categoria molto impegnativa, molti l'hanno un po', fanno difficoltà ad accettarla, infatti era una categoria del Concilio Vaticano II, però poi si è un po' eclissata nel Magistero post-conciliare, anche con delle ragioni, perché era possibile, è possibile equivocare sulla parola popolo. Però in realtà il popolo sta a indicare non la massa, non la somma di tutte le individualità, ma la possibilità di avere elementi in comune, qualcosa che possiamo fare insieme. Ecco, individuato il bene comune possibile, lì si poteva fare insieme. Io ho visto fin da piccolo, come racconto nel libro, che quando c'era da fare certi discorsi, il parroco chiamava i democristiani di turno ma quando c'era da portare fonte battesimale in chiesa, va a chiamare mio padre, il quale non è adatto certamente a fare discorsi, tantomeno democristiani, ma aveva delle belle spalle e soprattutto non ti chiedeva nulla, ti voleva solo che tu gli dicessi dove metterlo. Quindi lui, allora io cresco con questa immagine nella testa e vedo che è possibile, che c'è un bene comune, che anche in chi era fuori. Io ho sentito i racconti di chi aveva vissuto la scomunica e si era sentito fuori, ma al tempo stesso si sentiva comunque dentro, perché del tutto fuori non ha mai accettato di essere, perché quella scintilla di bene che voleva fare sentiva che in qualche modo veniva da qualcosa di più grande. E quindi io, in questo mio percorso che ho rivissuto in questo anno, proprio cogliendo l'occasione del centenario della nascita del Partito Comunista, mi ha portato a una riflessione, a una rivisitazione, e poi ho messo per scritto, ecco, questo, proprio andando a vedere quanto bene c'è e quanto bene è possibile fare con tutti quelli che una volta si diceva di buona volontà, ma io più che altro userei un altro termine, cioè che hanno questa scintilla di divino, se è vero che ogni uomo è creato a immagine di Dio, la scintilla del divino c'è. Un pastore, secondo me, la deve andare a cercare, la deve far venire fuori, è promozione umana, è ricerca di quello che Dio ha messo dentro. Poi il percorso si farà insieme per tutto quello che si potrà condividere. Quando si arriva a valori non condivisi, allora verranno fuori le differenze, anche da dover difendere sempre con le armi del dialogo, del rispetto, mai senza travaricare. Ecco, io in questo, se arrivo a predicarlo, è perché l'ho vissuto fin da piccolo e mi è stato trasmesso. Ecco, ho cercato nel libretto di far emergere questo, e mi è sembrato che non è soltanto un fatto familiare ristretto, ma possa essere condiviso. Ne parleremo del libretto, perché vale la pena. Vannino, che dici? In fondo questo recupero dei tanti bravi, buoni, operosi, indipendentemente da dove credono di essere collocati, ma in fondo c'è, no, questa potenzialità. Sì, io penso che è proprio così, cioè ci sono tanti, insomma, intanto partiamo da quello più visibile, appunto non è che sono eroi, sono persone che fanno il loro dovere, i medici, tutto il personale sanitario che si trovano di nuovo ora a un'altra, davanti a un'altra ondata, tutto il personale, appunto, i volontari,
e tutte le associazioni che durante anche periodi in cui c'era il lockdown e forse ancora danno aiuto, portano la spesa, fanno sentire a volte anche con una vicinanza, con una telefonata, una vicinanza, perché ci sono disuguaglianze materiali che si rafforzano e emergono ancora di più, ma ci sono anche crisi, insomma, se siamo nati e abbiamo bisogno di relazioni, è vero. Io penso che sono colpite tutte le categorie di persone, da un bambino che ha qualche anno o anche meno, a un ragazzo, a un adulto, a un anziano, e quindi e quelli che stanno vicini è un valore. E poi ci sono anche tante esperienze che via via si conoscono, di produzioni, di cui se ne parla, produzioni, modi di produrre legati alla mutualità. Piccoli pezzi, ma che ci sono. Ci sono esperienze di solidarietà. Io ho presente, ora riuscito alla GKN, ma insomma, non c'è stato solo il sindaco che ha fatto un'ordinanza per cui non si poteva portare via macchinari, ma c'è stata la solidarietà della cooperazione, delle persone. Abbiamo lanciato un appello, 10.000 persone hanno sottoscritto. Quindi ci sono questi embrioni positivi che vanno colti, altrimenti nasce il pessimismo. Perché non sono colti? Ecco, io penso che ci sia anche un difetto e della politica a volte che non li vede, dell'informazione che non li vede o non li vuol vedere, con eccezioni, lo dico senza, non perché sono qui, di televisioni come la vostra, perché se non si vedono, diciamo, da una parte c'è una tendenza a dire si fa audience solo con gli aspetti negativi, non lo so se sia vero, purtroppo forse sì, ma dall'altra secondo me c'è un aspetto più preoccupante: se non faccio vedere gli aspetti positivi, a proposito di individualismo, convinco che non si può cambiare, che non si può seguire un'altra strada, che non è possibile farcela un mondo migliore, e quindi si toglie il punto interrogativo al titolo del confronto, certo, di oggi, diventa un'utopia. Io penso che invece non sia, che bisogna ognuno, ecco per finire, cioè ognuno di noi deve fare quello che può, se è convinto di un'impostazione, fare quello che può nella sua vita per portarla avanti, nelle responsabilità o nel pezzo di vita o di lavoro o di funzione che svolge. E poi su questa base si può chiedere e pretendere avere una politica che nelle scelte sia coerente, perché corrisponde a quello che nella società, anche se a barlumi, si cerca di portare avanti. C'è un filosofo francese a proposito di fraternità, Edgar Morin, no, che dice appunto: costruiamo nella società piccoli pezzi di fraternità, poi diventeranno saranno loro a vincere nei confronti della barbarie e di un arretramento. Questa è la scommessa e ci si può fare, ci si deve fare. Bellissimo sarebbe, professore, a volte così, se uno si lascia un po' andare a un po' di immaginazione, partendo da cose concrete. Io sono fortunato, ce l'ho a volte questa sensazione, per via di ambienti che frequento, insomma. Ma è straordinario pensare a un mondo di fraternità, è bello, è gioioso, ci farebbe superare tanti problemi. C'ho l'esperienza ormai da tanti anni, col mondo della disabilità. Pensi, un disabile, soprattutto quello congenito, che fin dalla nascita, no? Allora comincia tutto il giro, la riabilitazione, l'ansia, la pena dei genitori, la ricerca del medico che può guarire, poi il medico non può guarire, glielo dice perché non si guarisce, allora c'è il santone, quello che invece fa miracoli, soldi che si spendono, insomma la depressione. Poi a volte una comunità, un momento, una cosa vissuta, ci fa sentire la bellezza del Salmo che dice: trasformerò il vostro lutto in danza. E è possibile, ed è possibile ed è straordinario. Allora in quel momento si squarcia un po' di cielo e si vede che sarebbe bello. Poi ahimè, con tutti i nostri limiti, si ripiomba anche nel pessimismo, si fa per dire,
ma insomma sì, sarebbe bello. È possibile, professore, impegnarsi a costruire un mondo che davvero diventi diverso? Non si può trovare in coloro che ci sono vicini. Io trovo anche tanta gente che è davvero brava. Ma guardi, io ci credo profondamente, credo come ci credo io, ci credono tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questo libro, gli interlocutori di questa sera, tantissime persone, perché noi siamo complementari l'uno all'altro, siamo complementari gli uni agli altri, cioè da soli noi non abbiamo futuro. C'è una bellissima poesia di Paul Éluard, dove un certo passaggio della poesia lui dice: noi ci salveremo a due, non dice ci salveremo singolarmente, ma ci salveremo due a due. Noi già nella nostra esperienza di vita, già nel sorgere della nostra vita, lo dico da medico, evidentemente noi viviamo in una realtà di complementarietà. Nel rapporto, per esempio, della gravidanza, c'è la complementarietà di due organismi, no, la complementarietà di due persone, dove poi il figlio diventa complementare a due realtà, che nella dimensione dell'uno più uno non fa due ma fa uno, unisce quella complementarietà di due persone in una sola persona. A livello sociale, evidentemente, fin dal primo momento l'uomo ha avuto bisogno di essere con gli altri, non essere solamente con se stesso. Anche chi rimane con se stesso per ragioni mistiche, comunque ha un suo colloquio, non è un colloquio orizzontale, ma è un dialogo verticale. Quindi nella dimensione politica, nel senso più nobile dell'espressione, nel richiamo appunto all'etimologia della città, ne viene di conseguenza che nella complementarietà e nella relazione con gli altri che si realizza la politica stessa. Laddove la politica fallisce è quando c'è il dominio del singolo sugli altri, quindi non si è più complementari, ma si assistiamo alle cosiddette democrature. Ecco perché io apprezzo molto le riflessioni e ringrazio che sono state fatte, perché hanno dato una dimensione non soltanto di ordine religioso, ma una dimensione, possiamo dirla, laica, una dimensione razionale, alla cui base che cosa c'è? Che noi siamo costitutivamente relazionali. Se siamo costitutivamente relazionali, la politica non può basarsi altro che nel dialogo, nell'incontro, nello stare insieme, nel percorrere la stessa strada, sì, a volte con dialettiche dure, a volte con contrapposizioni, ma questo è nel gioco delle cose. Quando io sento parlare della politica che parte dal basso, io la leggo in questi termini. La politica dal basso non è solamente l'ascolto di quelle che sono le richieste, le recriminazioni, ma è un costruire insieme, tale che chi viene ritenuto che dal basso debba partecipare si deve sentire attore della complementarietà, non solo iscritta nella natura dell'uomo, ma della complementarietà politica. E questa mi sembra democrazia. Ci sono due articoli della Costituzione, non sono paragrafi della lettera enciclica Fratelli Tutti. Sono articoli della Costituzione italiana, l'articolo 2 e l'articolo 3. L'articolo 2 che si chiama il principio di libertà e l'articolo 3 che si chiama il principio di uguaglianza. Se noi coniughiamo libertà ed eguaglianza, noi non diamo luogo a quello che possono essere gli altri due eccessi, è il principio di autodeterminazione esasperata, che io divento padrone di me stesso e in termine politico divento anche dominatore degli altri. O l'altro, nel principio di uguaglianza, dove si abbiscono le singolarità, dove si avvertiscono le originalità che sono proprie di ognuno di noi, e queste sono state richiamate nell'enciclica, quando si dice che bisogna essere sì nella fraternità, ma non significa certamente essere omogenei, tutti uguali o appiattiti. Questa è la grande sfida. E se mi permette, sono io che faccio una domanda agli altri che partecipano a questo incontro così ricco di oggi: ma una politica impostata in questi termini può avere un futuro nella nostra realtà, non solo italiana, ma anche una, come dire, tanta cognata Costituzione degli Stati Uniti d'Europa? Bello. Si può chiudere con un punto interrogativo, perché si comincia, se no si può fare tutti i giri, ma è un punto interrogativo che ci interpella e che ci fa dare a tutti noi una risposta, a noi che siamo qui, ma anche ai telespettatori, credo. E quindi è molto bello. Io dici, Peppe, sì. No, io solo una cosa. Mi pare che si debba dire in conclusione.
mi pare che sia stato te, Vannino, che hai fatto, hai accennato alla danza. Sei te o questo? No, trasformerò il tuo lutto in danza. Ah, sei te. Scusa, Luigi. Sono un ballerino. Anche questa non è... Per capire queste cose qui, credo che si debba anche un po' vedere come i giovani vedono le cose. Un'altra categoria alla quale non siamo vicini sono i giovani. E è straordinario questo fatto, però, che i giovani sono presi moltissimo dalle canzoni, dai canti, le canzoni, che è già brutto perché insomma sembra riduttivo. E questo della danza, Battiato dice: voglio vederti danzare, è una canzone che continuamente le dice. Perché un'altra giovane, e sono rimasto sorpresissimo, perché noi facciamo tutti questi discorsi e pensiamo di farli solo noi, i giovani, mi fa sentire una canzone dei Beatles dove si parla, che parla di una donna, è bellissima questa immagine, che è quella che spazza di fronte alla chiesa il riso dei matrimoni. Quindi è una che non solo non partecipa alla festa, ma quello che per gli altri è festa, per lei è fatica, nulla. E questa canzone dice cosa pensa il lonely people, la gente sola. Diceva Vannino prima, in questa epidemia sono venute fuori le sofferenze, ma anche la solitudine, a proposito di individualismo, è un altro nome dell'individualismo, la solitudine, o è la rivelazione di cosa può portare la militanza individualista. Certo, qualcuno che capisce queste cose bisogna che cominci a comportarsi in maniera diversa, e se siamo convinti di questo, aiutiamoci tra quelli che la pensano così, sapendo che però non si arriverà mai a risolvere questi problemi. Questa è la umiltà che dobbiamo avere anche nell'affrontare queste tematiche, però anche una certezza. Il Papa lo ripete in continuazione, si dice che questo Papa, il Papa non fa altro che dire quello che ha detto Gesù, non si inventa nulla il Papa. È questo, nel non aggiungere nulla a quello che ci è stato detto per la nostra gioia. Il Papa sempre parla di gioia, non parla di perfezione, anzi ha detto siamo tutti peccatori. L'ha detto anche recentemente a proposito dell'arcivescovo di Parigi. Noi abbiamo l'idea della perfezione, no, non è l'idea della perfezione, ma l'idea della fraternità con la nostra pochezza. Ma non per dirlo, è così veramente. Allora, insomma, chiudiamo, tanti pensieri ci porterebbero lontani. Voglio sottolineare che Vannino, nel suo passaggio, cita San Francesco e Chiara e sottolinea un aspetto del loro modo di essere, quello dell'umiltà. Ecco, questa sarebbe una dimensione che dovremmo acquisire tutti, perché con l'umiltà si dialoga meglio. È il segreto del dialogo, l'umiltà, perché quando sono tutto sicuro così... È la forza dell'amitezza, no? È la forza dell'amitezza. La forza dell'amitezza e la forza dell'umiltà. E questo bisogna impararlo. E poi avanti, io credo, come diceva Peppe ora, con Papa ci invita a essere ottimisti, perché in fondo se si incomincia a sentire che tutti siamo sulla solita barca, che tutti... In fondo non siamo migliori degli altri, ma siamo
tutti umili peccatori è il modo per risalire la corrente e per diventare tutti migliori. Professore, si può chiudere così, con il suo apporto prezioso. Grazie a voi. Ci auguriamo che ora anche per via di Vannino ci si possa incontrare qualche altra volta, in qualche altra occasione. Vannino è la mia guida. Molto anche bene. Anche tu. Grazie Roberto, ma ormai Roberto è di famiglia, perché è qua, ora gli si dà il tesserino perché fa le sue esigenze del Vangelo settimanale e le altre cose. Grazie Peppe, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon Natale a tutti, e il Natale è sintesi di tutte le cose che in qualche modo ci siamo detti stasera. Si ritrova l'umiltà, si ritrova la sofferenza, si ritrova la cura, si ritrova tutto. Quindi buon Natale a tutti, ma buon Natale davvero, perché in fondo è il compleanno di Gesù, e allora facciamo festa in questo senso, non perché si fa uno shopping particolare. Grazie a tutti voi, buon Natale, buonasera. Auguri.